Con diario di bordo, Libera vuole scattare una prima fotografia sulle proiezioni criminali all'interno dei porti in Italia. Per scattare questa fotografia ci siamo affidati a delle fonti ufficiali perché per cominciare questo lavoro di indagine e di ricerca abbiamo prima di tutto preso il lavoro fatto dalla Direzione Nazionale Antimafia, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga. Abbiamo analizzato gli eventi criminali accaduti nei porti italiani nel 2022. Sono 140, uno ogni 3 giorni. Eventi che riguardano sia attività nei mercati illegali che nei mercati illegali. Nei mercati illegali le attività maggiori riguardano attività di import e in particolare di merce contraffatta. La fotografia che scattiamo con diario di bordo vuole essere un punto di partenza per un approfondimento che sicuramente andrà avanti e che vogliamo proiettare anche nei porti internazionali.